allenatore del Campobasso, secondo me a occhio lei dovrebbe essere piuttosto amareggiato perché il Campobasso nel primo tempo è piaciuto, una squadra sbarazzina, veloce, poi dopo il gol nel secondo tempo che è successo? Ma abbiamo fatto un buon primo tempo, forse una delle migliori partite che abbiamo fatto fino adesso con le distanze giuste, con i tempi giusti. Purtroppo nel calcio le occasioni che hai le devi concretizzare, le occasioni non sono quelle quando il portiere pare. Abbiamo avuto anche con i terzini alcune situazioni dove in area eravamo liberi e abbiamo sbagliato il cross, situazioni che gli altri poi ci puniscono. Però non mi è piaciuta nelle 7-8 ripartenze che abbiamo avuto nella prima parte. Abbiamo creato 3 contro 2, non l'abbiamo sfruttato, bisogna essere molto più pratici. Senta, con le dovute cautele del caso, è sembrata una squadra che poi dal centrocampo in avanti gioca anche bene, però in difesa ha qualche amnesia, delle volte vi indormite. No, non sono d'accordo su questo perché il gol l'abbiamo preso su pallina attiva e qualcuno si è addormentato sotto questo aspetto perché dobbiamo capire che quando non siamo in possesso palla, bisogna fare la fase di non possesso, bisogna farla, lavorare sui dettagli, sulle attenzioni e abbassarsi su queste palle qua, che sulla punizione abbiamo lasciato gli uomini liberi, dove noi dobbiamo avere un'attenzione diversa. Non bisogna pensare e a sminuire che la palla non possa cadere in quella zona là. Quando si pensa poi si fa disastri e ci è costata la partita. Anche se poi abbiamo tutto il tempo di poterla recuperare, sicuramente non siamo stati tranquilli e sereni di poter recuperare la partita in un certo modo e questo dobbiamo lavorare di più. Senta, cosa vi lascia questa sconfitta e come si riparte poi dopo una sconfitta come questa? Ma di questa sconfitta dobbiamo trarre la prima parte, che abbiamo fatto una buona partita, e degli spunti, capire che in avanti bisogna essere, ho detto, pratici, meno belli per gli altri, tacche, punte, e anche nell'impatto non andare sempre a terra, essere forti e restare in piedi come fanno gli avversari, che costringono, si vanno a prendere anche delle punizioni importanti che li fanno recuperare, e noi dobbiamo imparare da questi aspetti qua. E poi, l'unica strada che conosco è quella del lavoro per poter risolvere i problemi. Queste sconfitte servono quando si analizzano, si valutano in un modo attento per poi ricostruire delle vittorie.